Ciao ragazzi, nuovo video, questo è il video tag che cosa c'è nella mia borsa e sono veramente contenta di farlo perché mi è stato richiesto da una ragazza che mi segue sempre, in cui mando un bacione, grazie cara per avermi consigliato di fare questo video ed è il mio video tag preferito perché io veramente anche prima che aprivo il canale YouTube stavo qui a guardare tutti quanti i video e questo era il mio video tag preferito perché io sono una curiosona, mi piace veramente curiosare nelle cose degli altri, nelle borse degli altri. Infatti anche quando vado alla casa delle mie amiche e vado nei loro bagni guardo sempre quello che c'è, però non glielo dite, zitte. Quindi vi faccio vedere subito che cosa c'è nella mia borsa. Allora, questo è lo Speedy 30 della Louis Vuitton e mi è stato regalato per il mio 25esimo anno e me l'hanno regalato i miei parenti. Ho una famiglia molto numerosa, siamo veramente in tanti e quindi amiamo fare questi regali un po' più importanti quando ci sono queste date da ricordare, quindi quando ci sono i 25 anni, 50 anni, facciamo questa mega colletta, invece di fare i regali, tanti regali, facciamo questa mega colletta e ci mettiamo tutti insieme e facciamo un regalo, ma un regalo veramente bello e particolare. E io ho voluto questo Speedy 30 perché da quando avevo 18 anni che lo desideravo, finalmente ce l'ho fatta. E vi faccio vedere che cosa c'è dentro. Allora, dentro abbiamo la mitica agenda del Vero Martini, che questa ve l'ho già fatta vedere perché ve l'ho postata sulla mia pagina Facebook. Io l'adoro. Allora, io sono fissata per le agende, veramente ogni anno compravo le agende e spendevo quelle 10, 12, 15, anche 20 euro. Poi ho notato che comunque erano soldi buttati perché ci facevo un anno e poi andava a morire e ho detto perché se io compro un'agenda comunque di pelle, quindi particolare, e sì, la pago un pochino, però poi dopo me la ritrovo negli anni. E in effetti la mia osservazione è stata ottima perché sono 4 anni che ho questa agenda, mi ci trovo veramente bene e mi sono risparmiata parecchi soldi perché compro la ricarica e la ricarica costa intorno alle 4 euro, la prendo da buffetti e quindi ogni anno con 4 euro me la cavo e finalmente ho la mia fantastica agenda. È molto bella e devo dire che sta durando tantissimo, è nuova ragazze. All'interno ha una tasca dove metto questo quaderno di Campo Marzio Design. Io adoro questa linea della Campo Marzio Design, non so se la conoscete, vi metto al limite il sito internet, è fantastica, mi piace veramente tanto, tantissime cosine e ha una linea stupenda, veramente bella, molto lineare con questi colori moderni, giovanili. E questa, niente, la mia agenda qui ha un portapenne dove metto la penna e veramente dopo averla comprata ogni anno 4 euro e sto a posto con l'agenda. Poi la crema mani, perché ho sempre una crema mani dentro la mia borsa, questa è quella dell'Omia, è la crema mani all'olio di mandorle e devo annusare, è buonissima, la sto amando, l'ho comprata da poco, quindi ve la straconsiglio, è veramente buona, anche se la mia preferita è quella all'olio di jojoba, ormai lo sapete. Poi ho l'acqua, io assolutamente devo avere sempre una bottiglia d'acqua dentro la mia borsa, io bevo tantissimo, vi dico soltanto che alle superiori mi chiamavano il cammello perché comunque ho sempre bisogno di bere e supero i 2 litri al giorno, quindi dai 2 ai 3 litri e toglietemi tutto ma non mi togliete l'acqua, dico sempre, perché io non riesco a non bere e infatti massimo brand sempre in giro, anche perché quando andiamo in vacanza all'estero l'acqua costa di più, soprattutto quando andiamo sulle isole, perché noi vabbè amiamo andare sulle isole, quando siamo stati a Reykjavik una bottiglia d'acqua costava tipo 2 euro, quindi io veramente lì vado fallita perché spendo 100 euro d'acqua per una settimana perché io devo bere, perché all'estero ho notato che hanno sempre questa usanza di bere l'acqua del rubinetto, invece la mia acqua deve essere naturale e quindi deve essere minerale, non bevo acqua del rubinetto e non riesco neanche a bere l'acqua frizzante perché mi dà fastidio, io ho sempre acqua naturale, ma anche la Coca Cola, l'aranciata, veramente è difficile che la bevo perché comunque il gas mi dà fastidio, mi dà fastidio proprio allo stomaco, quindi acqua naturale. Poi abbiamo le mie chiavi e qui un altro regalo che mi sono fatta io. Lo so, posso fare lo sponsor Vero Martini, ma io adoro sia Louis Vuitton che il Vero Martini, sono le mie due marche preferite. E questo qui me lo sono regalata io perché non so, ma
io vedo che tante persone ricevono tanti portachiavi. Io non ricevo mai un portachiave, non so perché a me i portachiavi non me li regalano. E stavo con i portachiavi, veramente quelli del liceo, con i pupazzetti, non so se avete presente. E ho detto, Alessia, cominci ad avere anche una certa età, forse è l'ora che ti, visto che non te lo regalano, che ti compri da sola un portachiave. Così sono andata dal Alviero Martini e mi sono comprata questo portachiave che è bellissimo. Mi piace veramente tanto perché potete mettere all'interno un oggetto, io metto sempre il burro di cacao, questi sono quelli che faccio io, oppure le stesse chiavi, ed è comodissimo perché ci entra con tutto il cosino dell'allarme, è veramente bello, mi piace tantissimo, e poi ha questa catenella molto particolare, è bellissimo, ha un portachiave veramente bello, non mi ricordo i prezzi ragazze perché è da tanto che ho questo portachiave. Poi abbiamo i miei occhiali, questi qui sono gli occhiali da vista, è la custodia degli occhiali da vista perché sono una talpa, e all'interno ci sono però gli occhiali da sole che sono questi qui. Io utilizzo gli occhiali da Ray-Ban perché mi trovano veramente bene, e poi è un modello che mi sta molto bene, li metto qui dentro perché così li ho sempre a portata di mano, perché veramente non riesco a stare senza occhiali da sole quando esco fuori, quindi poso gli occhiali da vista e mi prendo gli occhiali da sole. Poi abbiamo il mio portafoglio, questo qui me l'ha regalato Massimo, il mio ragazzo, e non mi ricordo quale Natale, ed è sempre di Louis Vuitton, e ve lo faccio vedere. All'interno ha questo porta carte molto comodo, qui ho la tessera della Gardenia, della Bottega Verde, del Conad, e poi qui abbiamo altre carte, e come vedete ho ancora la white, e veramente ragazzi non so più come fare, saranno 10-15 volte che faccio la richiesta ma ancora non riesco ad avere la tessera nera, mi passa come black però la tessera è ancora white, quindi è molto comodo, qui ha tutte le tessere, qui ha un'altra tasca e qui ha una tasca con per mettere i soldi spicci, mi piace veramente tanto, da quando ho questo portafoglio ho smesso di comprare portafogli. Poi la mucchina per igienizzare le mie mani, assolutamente non può mancare la mucchina, e la pochette di sempre di Alviero Martini che vi ho fatto il video, quindi vi metto qui il link se volete andare a rivedere quel video. E poi la pezzetta degli occhiali assolutamente non può mancare, e all'interno della tasca questa qui ho le chiavi del lucchetto che io metto sempre in quella tasca perché non mi piacciono le chiavi così, non mi piacciono, quindi le metto sempre dentro la tasca. Poi i certificati di originalità della borsa, non so perché ma li lascio sempre lì, e questa bellissima penna di Campo Marzio che mi piace tantissimo, ve la zoom, è veramente bella, qui ha tutti i brillantini ed è veramente carina, io adoro questa linea. E per finire ragazzi ho questo bellissimo porta borse sempre di Alviero Martini ed è fantastico, me l'ha regalato la mia amica, è comodissimo, lo tengo sempre dentro quella tasca in modo che così posso mettere quando vado al ristorante la borsa vicino a me, ed è molto carino ed è secondo me un'idea molto originale che tante volte uno non ci pensa, però è veramente bello. Niente ragazze, questo era il mio video, che cosa c'è nella mia borsa, io vi mando un bacione, se volete fatemi dei video risposta, li accetterò molto volentieri, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao belle!